Noi siamo Altadere di Lavoro che fa parte della parte nord della terra di Lavoro, è un territorio molto molto particolare. E, se io soggetto Claudio mi confronto con un oggetto falso storico, il limite è nel soggetto, perché il limite è nell'oggetto, perché io posso fare quello che voglio, che lo manipolo come voglio. Ma se io Claudio soggetto mi confronto con un mito, con un gigante, che è la terra del lavoro, il limite non è più nell'oggetto, ma nel soggetto. E quindi se io non soffro di complessi di inferiorità, accetto di essere subito di questo gigante e accetto anche di essere figlio nel momento in cui scopro che sono figlio di questo gigante. Chi invece soffre di complessi di inferiorità si affida ai falsi storici, ai falsi miti e va avanti con questa cosa. Adesso, prima di iniziare, vorrei far passare un video di una persona che tutti conoscete col nome di Eugenio Maria Beragelli. È amato questa terra forse più di quanto uno può immaginare, nonostante lui fosse nato a Roma, un'altra terra di miti, quindi forse li conosceva bene. Venuto qui è rimasto affascinato, folgorato, e ha deciso di sentirsi degno subito di questo gigante, di questo mito. L'accessore geografico, la ciociolina è un falso. Le prime indicazioni. Le prime indicazioni erano del Giociara, risalgono alla metà del Settecento e risale e interessa la zona di Anagni oppure la zona dei Monti dei Pini. Solo alla metà dell'Ottocento comincia a essere utilizzato il termine Giociara, sempre relativa al territorio del tempo occupato dallo Stato Pontificio. Lo sappiamo, il confine dello Stato Pontificio passava più o meno lungo il Rin e aveva un epicentro, diciamo, la parte settentrionale. Ma la zona è quella che lui adesso non può richiamare Ciociaria. Erano due stati tributari e due termini, la parte nord e la parte, diciamo, catanese, ma campagna e marittima. Poi diventare provincia di Roma dopo il 1870. Nella parte corsana, diciamo sotto la Valle Unico, è la terra di lavoro, che è la più antica provincia italiana, ed è la sesta provincia italiana per il numero di abitanti e per il valore economico, e che fu abolita dal fascismo nel 1926. E la terra di lavoro è sempre stata per 2000 anni un territorio di un laboratorio culturale, sociale, finanziario, economico, terra di filosofi, teologi. È stato veramente un laboratorio culturale che ha permesso al mondo di potersi nutrire e per creare la civiltà. Adesso questo purtroppo si è perduto. È rimasto un vecchio ricordo. Da quando si è italianizzato, l'anzianizzato, socializzato, la terra di lavoro ha perso questa sua grande virtù. Per fortuna, alcuni segni sono rimasti.